Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo l'MP7 A1 della Umarex, importato in Italia dalla VFC con loghi originali Heckler & Koch. Sigla e poi partiamo. Disco Pogo, lega legale. Non so se possiamo dire lega legale. Legale. Non penso che si possa dire neanche legale. Legale. Legale le possiamo dire. Prima caratteristica più importante di questo fucile è sicuramente, come vi ho detto a inizio video, che non è un fucile a gas ma è bensì elettrico, ma soprattutto è il primo, se non uno dei pochissimi fucili elettrici che funziona bene e non è la vostra solita ciofeca plasticona del Kaiser Guglielmo II di Ungheria. Se siete familiari con questo modello di fucile saprete benissimo che oltre a essere presenti in una moltitudine di film d'azione e aver preso piede all'interno della cultura generale hollywoodiana, anche nel mondo del software ha cominciato a prendere piede ad essere apprezzato da molte persone, da soprattutto il modello a gas prodotto da VFC o Tokyo Marui. Come vi ho detto a inizio video, questo modello però è elettrico e c'è una differenza sostanziale, dei vantaggi sostanziali che lo differenziano dalla sua controparte a gas. Prima cosa degna di nota è sicuramente l'affidabilità. Come ben sapete, quando si parla e si utilizzano fucili o armi a gas c'è sempre questa incognita, ovvero il fucile può essere più facilmente soggetto a malfunzionamenti e inceppamenti. Questo è ovviamente strettamente legato alla qualità del fucile e dell'arma che andate a comprare, ma anche alla manutenzione, regolare o no, che fate sul vostro fucile e alla cura con cui lo utilizzate. Con un fucile, in questo caso una mitraglietta elettrica, questo problema può essere messo da parte, in quanto bene o male, mettendoci la batteria dentro e non avendo nessun tipo di problemi dal punto di vista elettrico o degli ingranaggi, il fucile sparerà sempre in maniera affidabile, che ci sia freddo, caldo, tempestoso o nuvoloso. Altro vantaggio sono sicuramente i caricatori. Nella versione Tokyo Marui o VFC a gas, ovviamente noi andremo a caricare il gas, il green gas, all'interno dei caricatori, che hanno al loro interno una bombola che viene riempita e quindi avranno un peso nettamente superiore a quello di questo caricatore, ovviamente in plastica a molla monofilare da 120 colpi mid cap. Altra cosa particolare che trovo anche abbastanza carina e fa vedere la cura che c'è stata messa nel realizzare una replica abbastanza fedele alla realtà è che quando andremo a finire i colpi all'interno del caricatore il fucile si bloccherà e non sparerà come nella realtà quando finite i colpi. Questo è permesso grazie a due magneti sullo spingipallino del caricatore che permetterà quindi al fucile di sapere quando non avremo più colpi e il fucile appunto si bloccherà e ci permetterà una ricarica più realistica o ci permetterà di renderci conto comunque dell'esaurimento dei colpi all'interno del caricatore in maniera più realistica. Continuando a sciorinare le differenze sostanziali tra questo modello e il Tokyo Marui e il VFC, devo dire che per quanto una controparte elettrica normalmente può presentare dei materiali di più bassa qualità, questo non è il caso. Infatti, messi a confronto uno di fianco all'altro, i materiali sono identici, sempre di polimero super resistente, veramente ben fatto, e addirittura questo modello in particolare rispetto al Marui è molto più fedele, compreso di loghi con licenza direttamente dalla Heckler & Koch. Prima ho parlato dei caricatori. Ho detto che ovviamente in quelli a gas sarà necessario caricarli con il green gas e quindi il funzionamento del fucile sarà permesso grazie ai caricatori caricati col gas. Essendo questo un modello elettrico, ovviamente non potremo andare a mettere la batteria nei caricatori e quindi alcuni di voi si potrebbero chiedere dove la vado a mettere visto che è estremamente piccolo. Beh, molto semplice, lo andiamo a infilare qui all'interno della parte frontale subito sopra la canna. Subito mi ero un po' preoccupato in quanto lo spazio in cui mette la batteria sembra veramente piccolo e avevo paura che si potessero andare a sforzare i connettori andando a spingere la batteria all'interno. Dopo vi farò vedere come inserire le batterie all'interno del fucile. Girando con 7.4 trova spazio al suo interno la stragrande maggioranza di qualunque batteria del genere. Passiamo alle caratteristiche interne, che sono veramente croccanti, soprattutto perché è fatto veramente veramente bene. Avvicinatevi. Il guscio esterno ovviamente è una replica in scala 1:1 dell'MP7 A1, colore black, realizzato in tecnopolimero ultra resistente. È prodotto dalla Umarex, è importato in Italia grazie a VFC. Troviamo anche ovviamente il calcio estensibile. Tirando su questa levetta è possibile chiuderlo del tutto e renderlo non compatto, una pistola praticamente, oppure estenderlo in questa maniera. Come tutti gli MP7 A1 è provvisto di impugnatura chiudibile e ovviamente apribile, quindi abbattibile. Uno spegnifiamma da 12 per 1 mm CV. Sarà necessario ovviamente un
adattatore che vi passi da 12 a 14 CCV, in questo caso, per montarci silenziatori o accessori classici da fucile d'assalto, in quanto questi ovviamente montano i suoi per la sua filettatura. Abbiamo ovviamente le tacche di mira flip up, molto carine, tra l'altro possono essere utilizzati abbattute in questa maniera, avendo ovviamente la solita tacca di mira quasi da pistola, o così tirate in alto per un puntamento più particolare, quindi doppio sistema di puntamento, abbattute o in alto. Abbiamo un selettore di fuoco ambidestro, quindi presente da questa parte ma anche dall'altra. Abbiamo un sistema MOSFET di serie che permette di regolarizzare il tiro specialmente in singolo e rendere il fucile lipo ready. È provvisto inoltre di un gearbox da fucile, non da pistola elettrica, permette quindi una potenza degna di questo nome come un fucile d'assalto elettrico. Il gearbox è in metallo, quindi ingranaggi in acciaio, gearbox in metallo, ed è come Colosso di Deadpool. Il pistone è in polimero rinforzato con i denti in acciaio, stessa cosa di prima. L'opape è ovviamente regolabile in modo tale che possiate aggiustare il tiro a seconda delle vostre preferenze. Le boccole sono cuscinettate, abbiamo un motore high torque, anche questo di ottima qualità, che spinge come un cavallo da guerra. Canna da 202 mm, quindi non lunghissima ma estremamente precisa. Molla da 1 joule per sparare i vostri pallini con la massima precisione e efficacia, sempre nel rispetto delle regole del soft air. E spingi pallino in polimero. Nella confezione troverete ovviamente la mitraglietta MP7 A1, guardate com'è bella, così compatta e aggraziata, e ovviamente il suo caricatore. Finito tutto il... ma dobbiamo andare avanti ancora molto? Vaffanculo. Finito il pippone sulle particolarità del fucile, direi che è ora di vedere come ci sbattiamo la batteria dentro e come spara. Per inserire le batterie all'interno del fucile ci basterà sollevare questa parte sul davanti del fucile. Come potete vedere si rimuove, basta alzarne una parte, questa salta via. Troviamo qui sotto il vano dove possiamo mettere le batterie e ovviamente l'attacco maschio. Andiamo a connetterle, le infiliamo qui all'interno, basta premere poi dopo dentro tutti i cavi e lo andiamo a richiudere. Noi come al solito per comodità usiamo la linea esterna, voi ovviamente andrete a richiudere il tutto. Andiamo a inserire il caricatore e spariamo. Stiamo usando una batteria 9.9, il fucile è estremamente reattivo, il colpo parte molto incazzato. Proviamola in automatico. Come potete vedere parte una bella fila di pallini che arriva bella dritta. Partono veramente molto vicini gli uni agli altri e arrivano nello stesso punto insieme. Questa è una cosa molto molto figa. Abbiamo finito il caricatore, se adesso io provo a sparare il fucile non fa niente, va ovviamente in blocco come vi ho detto prima. Possiamo andare a rimuovere il caricatore, come vedete il pirullo è venuto fuori dando il segnale all'interno del fucile che i pallini erano finiti. Nel caso però per qualunque motivo si voglia andare a sparare a secco, basta tenere giù il bolt release e il fucile spara lo stesso. Spara molto bene ragazzi, non mi aspettavo che tirasse così bene. Spara veloce, spara in maniera reattiva, i pallini sono molto vicini gli uni agli altri e partono e arrivano al punto in maniera precisa, anche con una canna corta come può avere ovviamente un fucile dalle dimensioni ridotte come questo. Ci muoviamo alle conclusioni finali. Come fate a sapere se questo fucile fa per voi? Beh, basta rispondere a queste due domande. Guarda il portafoglio. Uno è la dimensione del vostro portafoglio, due è se vi piace avere un fucile compatto che spari estremamente bene e sia affidabile. Questo è un fucile estremamente compatto che vi offre una leggerezza molto superiore alla sua controparte a gas, con anche un'affidabilità ovviamente superiore data da un fucile elettrico, che vi permette quindi di giocare in maniera molto più veloce, se volete anche tattica, soprattutto in ambienti da CQB, in quanto è, come potete vedere, estremamente corto. Il puntamento è estremamente semplice, in quanto il fucile essendo molto leggero può essere tenuto in posizione e mosso in maniera estremamente istintiva. Spara in maniera reattiva, vi permette quindi di one tappare il nemico con un solo flick, questo slang da giocatore di COD. L'altro vantaggio di avere dei caricatori di questo tipo è che sono anche estremamente leggeri da portarvi in giro, non hanno i malfunzionamenti che possono avere quelli a gas, soprattutto se non vi fate una manutenzione costante e frequente. E l'altra cosa che mi ha stupito veramente tanto è la possibilità di avere i magneti sulla punta della molla spingi pallino, che permettono al fucile di capire quando non avete pallini che questo si blocchi, per dare un tocco di realismo in più al tutto. In poche parole, se siete stupidi del solito AR o PDV o fucile compatto da CQB e volete provare una pistola mitragliatrice completamente nuova che non ha niente a che fare con un MP5 per esempio, devi smettere. Sono arrivati tipo 4.000 euro di ordini, devi capire che questo comporta e rumore. No,
No. Il ragionamento che ci sta dietro, anche a un prezzo che comunque è abbastanza elevato, è uguale a quello che viene fatto per il Vector. Ovvero, se vi piace questo modello, se vi piace il Vector o l'MP7, il prezzo è questo. Vi viene offerto un fucile esattamente identico all'originale, scala 1-1, loghi ufficiali, che spara estremamente bene, su cui potete contare e che è fatto nettamente meglio rispetto a Tokyo Marubi. Senza poi parlare, l'ho detto già 4 volte, dell'affidabilità. Per me una delle cose più importanti è che il fucile mi spari indipendentemente dalla condizione. Purtroppo il gas non è così affidabile. Quindi se siete dei veri fan dell'MP7 e volete giocarci sfruttandolo al massimo delle sue possibilità, vi consiglio di puntare su questo modello, anche per comodità di utilizzo e prestazioni. Bene, questo è tutto quello... Hai finito? Beh, non dimmi, dai, oggi... Io ti chiedo, dimmi che non si sente, io ti dico che va bene, però quando poi viene la registrazione non mi stracciare mai... Ah! Quindi se vi interessa un fucile... Questo è tutto quello che ho da dirvi su questa bellezza. Se volete venire a provarlo in negozio, noi vi stiamo aspettando con le braccia aperte. È una gara di spelling? No, sto cercando di superare il momento in cui tu fai casino chiudendo scatole. È arrivato un ordine da 350 cose e lui quando lo apre, esattamente quando io comincio a fare il video, al che ci sono rumori di plastica, rumori di cartoni, rumori di bestemmie. Quindi se volete venire a provarlo, toccandolo con mano, sentendo la qualità del materiale in cui è composto, venite a trovarci al 6 mm. Sto sperimentando nuove gare di spelling. Noi vi aspettiamo con le braccia aperte e tanta voglia di conoscervi. Ricordatevi di scriverci cosa ne pensate nei commenti, mettere like al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che escono, come sempre il lunedì alle 3. Quando non mi dimentico di montare. Bene, qui da Red è tutto, noi ci vediamo lunedì prossimo alle 3 con il nuovo video. Stay angry! Immaginavo, lo sapevo, io lo sapevo tutto questo.